Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Oggi sembra proprio di essere nel mondo delle fiabe. Abbiamo incontrato Amanita muscaria, ma non un esemplare, ne abbiamo trovati centinaia di esemplari. L'Amanita muscaria è un fungo che tutti conoscono. Molti addirittura pensano che sia il fungo più velenoso che ci sia in assoluto. In realtà non è vero, ne parleremo dopo. Vediamo di conoscerlo. Il fungo si presenta inizialmente completamente bianco, perché il velo generale lo avvolge tutto. Il velo generale è però di struttura piuttosto particolare, una struttura che si dissocia facilmente e quindi con l'allargamento del cappello porterà alla formazione di tante piccole verruche bianche che ornamentano la superficie. Il cappello, che inizialmente si presenta emisferico, diviene poi, maturando, prima convesso e poi spiana completamente. Può raggiungere al massimo i 20-25 cm di diametro. Sotto il cappello le lamelle sono molto fitte, bianche, bianchissime, intercalate da alcune lamellule, che sono lamelle più corte che partono dal margine ma non arrivano fino al gambo, e sono libere al gambo, cioè non si inseriscono direttamente sul gambo ma piegano leggermente in alto prima di arrivarci. Il gambo è un gambo piuttosto slanciato, cilindrico, presenta nella parte alta un bel anello membranoso che è il residuo del velo parziale. La superficie inferiore all'anello è quasi liscia ma presenta delle piccole squamosità dovute alla lacerazione del velo generale. La base del gambo si presenta allargata in un bulbo che è ricoperto da una volva che non è membranosa come in altre amanite, ma una volva più squamosa e che si può dissociare talvolta in cercini come in questo caso, ma più spesso è dissociata in piccole placche. La carne del cappello, vediamo che tagliamo tutto il fungo, ecco, la carne del cappello si presenta con caratteristica colorazione aranciata a ridosso della cuticola. Su tutto il resto del fungo la carne è bianchissima e la carne non emana odori particolari, solo un lieve odore fungino ed ha un gusto dolciastro. Per quanto riguarda la commestibilità, questo fungo non è un fungo mortale, ma è un fungo tossico e le tossine che sono note producono danni sia a livello gastrointestinale, con vomito, diarrea e dolori addominali, ma anche e soprattutto a livello nervoso, producendo allucinazioni e disturbi di vario genere. Il contenuto tossico di questo fungo è maggiormente concentrato sulla cuticola. Il nome infatti dell'amanita, Amanita muscaria, sembra derivi dal fatto che la cuticola di questo fungo veniva usata come moschicida, proprio per l'elevato contenuto in tossine. Abbiamo conosciuto in questa occasione Amanita muscaria. Per oggi è tutto, ci rivediamo con una nuova specie.